Buonasera a tutti, grazie per essere con noi. Ringrazio i partecipanti che stanno entrando in questo momento nella stanza e ringrazio i nostri invitati, i nostri ospiti che potete vedere, che sono Alessandro Salaorni, produttore. Alessandro Salaorni dirige la casa, la società produttrice Larione 10, è una casa di produzione di audiovisivi attiva da oltre 40 anni che si è occupata di ha prodotto cortometraggi, lungometraggi, videoclip e ha ricevuto numerosi riconoscimenti al Festival dei Popoli, al Festival di Trento, nonché anche al Festival di Cannes per un videoclip di Ivano Fossati. Con noi c'è anche il regista Adamo Antonacci, autore e regista. Anche lui ha alle spalle una lunga carriera, ha realizzato lungometraggi, cortometraggi di finzione o documentari. Ha in particolare collaborato anche con Alessandro Salaorni a una installazione chiamata Divine Creature, che è stata messa in scena presso i Musei Vaticani. Ed è il regista dell'opera che andiamo, del lavoro che andiamo a presentare oggi, che è il film documentario I Mille Cancelli di Filippo, che è uscito nel 2022. Saluto anche Raffaella ed Enrico Zoi, che sono i genitori del giovane protagonista di questo film, che è Filippo Zoi. Loro sono i genitori del protagonista e a loro volta coprotagonisti di questo documentario, dove abbiamo modo di vedere la quotidianità di questa famiglia. E, molto brevemente, adesso chiederò ad Alessandro Salaorni di far vedere il trailer del film. Il film racconta la vita di tutti i giorni di un ragazzo fiorentino, un ragazzo di 15 e 25 anni, scusate, che se non vado errata vive al quartiere 4 di Firenze. È una giornata scandita da varie attività, si vede il suo nucleo familiare, il nucleo allargato, la casa familiare, la casa della nonna, le attività sportive del tempo libero e il perno, diciamo, del film di questo. È il racconto di questo ragazzo, che è un ragazzo autistico, quindi è un ragazzo neurodiverso, come si dice adesso, quindi ha una mente estremamente diversa, diciamo, dal modo, la sua mente pensa in modo diverso da quello che siamo abituati a vedere, diciamo. E, il perno è, diciamo, un po' l'attività artistica di Filippo, che ha, diciamo, una fissazione sui cancelli, di cui coglie appunto tutti gli aspetti, che è un collezionista di immagini di cancelli, ma è anche un ragazzo che riesce a trasporre quelle che sono quella che è la sua immaginazione. La traspone sulla tela o sulla carta attraverso una produzione ricchissima, estremamente ricca e consistente di fumetti e di disegni con i quali ha realizzato anche delle animazioni. Si tratta di un'opera molto interessante che può farci un po' vedere un po' più dall'interno qual è la vita di un ragazzo con autismo. È un'opera anche che mescola diversi linguaggi, la musica, l'animazione, l'intervista, le riprese fatte nell'abitazione di Filippo. Io vorrei iniziare intanto da Alessandro Salaorni, dal produttore, chiedendo di far vedere il trailer di questo film. E poi raccontandoci un po' come è nato questo progetto, perché so che è nato da una sua idea. Prego. Allora, inizio con il trailer. Sì, grazie.
cancelli di Quarta Romana sono grigi, invece i cancelli di Canova sono verdi. Viene giorno li aprono e quando viene sera poi li chiudono. Cos'è l'autismo? L'autismo è una bella domanda, intanto. Disturbo pervasivo mi dà veramente un'idea di qualcosa di profondo e di brutto, insomma, di dire cosa si fa ora. Credo che ci sia una predisposizione artistica da parte di uno che è disabile, autistico, come ti pare a te. Tu fai arte, se è una cosa normale, la fa diventare un mistero. Inclusione vuol dire accoglierli, esattamente l'opposto di chiuderli in qualche istituto e non preoccuparsene più. Mi chiamo Filippo Zoi, sono un bravo artista. Mi piace disegnare porte, cancelli, illustrare libri e disegnare fumetti. Ok. C'era un po' di delay sul video. Se vuoi rimandarlo togliendo la webcam, secondo me va in streaming perfetto. Se no, va bene. Se vuoi, sì, io posso disattivare l'audio. No, specialmente lo streaming della webcam. Non lo so, quello decidetelo voi. No, ma disattivo l'audio? Disattivo l'audio? Spero di disattivare l'audio Io penso che si sia, cioè nonostante insomma ci fosse un po' di ritardo, penso si sia colto, diciamo, un po' il contenuto del trailer. Casomai se rimane un pochino di tempo, proviamo a rivederlo alla fine di questo incontro. E intanto, appunto, le chiedo se ci può raccontare un po' la genesi di questo progetto, come è nato, come vi è venuto in mente, quali obiettivi avevate, cosa volevate raccontare. Allora, cosa volevamo raccontare? Diciamo, la storia è nata, diciamo, da un incontro che fu invitato appunto a vedere la presentazione di un libro che aveva scritto Enrico, e quindi mi sembrò una cosa bella da raccontare, che questo libro, Favole per Irene, erano favole che Enrico aveva scritto per la figlia, che sarebbe poi la sorella di Filippo, 20 anni prima, e che aveva, come dire, ritirato fuori, forse di più di 20 anni prima. E aveva detto appunto a Filippo, dice, vuoi illustrare, visto diciamo, la propensione alle arti visive di Pippo, dice, vuoi illustrare questi racconti? Ho scritto per tua sorella. Lui chiaramente, sì, disse. È uscito questo libro, è andato molto bene, e dissi, questa è una bella storia, perché è una storia, diciamo, di unione familiare. È un libro dedicato a Raffaella, quindi alla moglie di Enrico, che poi è la mamma di Filippo. Le storie sono state scritte per la sorella, Filippo le ha illustrate, Enrico le aveva scritte. Ecco, dissi, questa qui mi sembra una cosa bella da raccontare. Poi dopo, negli incontri successivi, abbiamo scoperto questo grande amore di Pippo per le porte e per i cancelli. La prima cosa che mi è venuto in mente era chiaramente di affidare questa regia ad Adamo, perché ci avevo già lavorato, lui aveva già lavorato con ragazzi con disabilità mentali. Disse, questa è proprio una cosa fatta apposta per lui, e così è nato il progetto. Grazie. E invece, passando al regista Adamo Antonacci, volevo chiedergli due cose. La prima è, chiaramente il documentario è un'opera cinematografica che non prevede una sceneggiatura. Il documentario in qualche modo è anche un percorso, un incontro con
con la realtà, con le persone che si vanno a incontrare durante le riprese. E com'è stato questo viaggio nella vita di questa famiglia? Cosa si aspettava all'inizio e cosa invece poi ha scoperto? Che direzioni ha preso? Perché insomma, questo un po' credo accada, no? Quando si gira un documentario, no? Si parte magari con un'idea, poi dopo se ne sviluppano altre, si battono altre piste. In questo caso specifico, com'è stato questo percorso? Allora, innanzitutto fu bellissima la prima sera, Sandro se la ricorderà, quando conobbi la famiglia Zoe e Filippo, lo stupore nel sentirmi chiedere se casa mia avesse un cancello, di che colore era questo cancello, le porte, fino alle porte del bagno. Per cui ricordo mi trovai di fronte a una persona meravigliosa e spiazzante allo stesso tempo. E dissi a Sandro che partire da Porte e Cancelli poteva essere un modo molto bello, molto efficace per entrare, per quanto è possibile, nella mente di un ragazzo autistico. All'inizio, nel senso, abbiamo deciso di lavorare un po' per addizione, cioè cercare di raccontare più cose possibili di Filippo e della sua famiglia, no? Per creare piano piano, tassello dopo tassello, un po' tutta la struttura, questo universo che è Filippo e la sua famiglia, che è un universo molto complesso, che non siamo riusciti ovviamente a completare, ed è questo anche il bello, no? Perché poi l'essere umano e i suoi rapporti sono misteriosi, sono insondabili. All'inizio credevo che sarebbe stato molto difficile raccontare la storia di Filippo e della sua famiglia. In realtà io mi vergogno un pochino perché me l'hanno chiesta spesso questa cosa, no? Ma com'è stato? Come pensavi sarebbe stato? Io pensavo sarebbe stata dura. Invece poi in realtà è stato molto semplice. È stato molto semplice perché Enrico e Raffaella sono stati disponibilissimi dal primo secondo fino all'ultimo, ma di una disponibilità incredibile, di un'umanità, non lo so come spiegare, toccante. E poi Filippo è un ragazzo ad alto funzionamento, per cui è molto loquace, molto aperto, è uno anzi che è un trascinatore, uno che ha una vitalità inesauribile. Per cui anzi mi sono sentito quasi trasportato da lui. Non ero tanto io a dover chissà fare che cosa, era proprio la sua vita che mi scorreva davanti agli occhi, che ci scorreva davanti agli occhi e che noi dovevamo soltanto in qualche modo, diciamo così, immortalare e poi attraverso il montaggio cercare di dargli un minimo di storia, diciamo, anche per far capire allo spettatore che cos'è, cosa vuol dire l'autismo, cosa vuol dire per una famiglia vivere con un ragazzo autistico in casa. Bene, quindi c'era anche, diciamo, come intenzione in questo lavoro anche quella di diciamo, allargare quella che è la consapevolezza su quelle che sono le caratteristiche dell'autismo e di quella che è la vita delle persone con autismo e della loro famiglia. Assolutamente sì, cioè la mia idea era quella appunto di creare un ritratto il più possibile fedele di un ragazzo autistico, in modo tale che le persone potessero capire, per quanto è possibile, ripeto, perché non è semplice capire che cosa voglia dire sia l'autismo che convivere con un ragazzo autistico, no? Per cui c'era anche questo, l'intento mio e di Sandro, ma anche ovviamente di Raffaele e Enrico, era quello proprio di creare un veicolo anche per il pubblico, per lo spettatore, per comprendere il più possibile le dinamiche e la complessità dell'autismo. Grazie. E un'altra cosa mi incuriosiva. L'autismo è stato portato sullo schermo sia al cinema che nelle serie TV più volte. Negli ultimi anni
è diventato anche, diciamo, un tema, come posso dire, abbastanza popolare. Ci sono molte produzioni che hanno per protagoniste delle persone con autismo. E diciamo, non sempre queste narrazioni, almeno a detta delle persone stesse con autismo, riflettono quella che è la realtà di chi vive una neurodiversità di questo tipo. Negli ultimi anni, appunto, sempre più persone che presentano questa caratteristica sono andate, insomma, hanno criticato anche molte rappresentazioni perché irrealistiche o pietistiche. E lei come si è approcciato, diciamo, a questa produzione? L'ha vista? Ci ha pensato? Si è confrontato con quelli che sono gli stereotipi di certa cinematografia o ha colto magari degli spunti da produzioni, diciamo, meno tendenti a tipizzare in modo distorto le persone con autismo? Allora, noi abbiamo cercato di fare esattamente l'opposto di ciò che fa normalmente Hollywood e dintorni, serie TV, Netflix, eccetera. Poi Enrico su questo ha il dente avvelenato e dirà sicuramente cose ancora più ficcanti di me. Sicuramente noi abbiamo cercato di fare l'esatto opposto. Il documentario è un documentario spoglio, iper realistico, l'hanno definito neorealista, cioè noi abbiamo cercato di mostrare un ragazzo autistico così com'è, non così come vorremmo che fosse, come ci piacerebbe, più bello, più bravo, più intelligente, il genio, no. Filippo è Filippo, non è una ricostruzione, non è una esaltazione, anche, insomma, ultimamente, ma ripeto, su questo Enrico dirà molto più di me, si sta anche un po' troppo travisando l'autismo. E io spero, noi speriamo, Sandro, Enrico, Raffaella, insomma, noi attraverso questa opera speriamo anche che arrivi il vero, la vera natura dell'autismo, la vera difficoltà che è al di là della spettacolarizzazione, dell'ipergenio matematico che scopre formule incredibili e fantasmatiche, insomma, fantasmagoriche, insomma, è un essere umano come siamo noi, il più reale possibile, e proprio perché è umano che è bello, che è vero, che è toccante e che ci può aiutare a crescere, non quella roba a cui purtroppo ci stanno abituando soprattutto Netflix e, insomma, le piattaforme streaming. Sì, questo mi fa pensare che in effetti i mille cancelli di Filippo ha la caratteristica, una delle caratteristiche che mi ha colpito di più è quello proprio di essere un ritratto di Filippo, ancor prima e ancor più che una rappresentazione dell'autismo, perché poi naturalmente le persone con autismo sono individui, quindi tutti diversi tra di loro, possono condividere una forma mentis, alcune caratteristiche, ma poi possono essere completamente diversi. È completamente diverso naturalmente il caso dell'autismo a basso funzionamento o quello altissimo funzionamento, e quindi questo nel film si coglie, appunto, perché Filippo è Filippo, non esiste, appunto, no? C'è il mito magari della genialità o dell'introversione. Vediamo, per esempio, Filippo è, assolutamente si colloca sulla polarità dell'estroversione. E questo è sicuramente apprezzabile, il fatto che esce sicuramente fuori la sua persona, ecco, la sua personalità. E per passare invece posso dire solo una cosa? Prego. Cioè, Filippo è un ragazzo unico, però secondo me il suo tipo di autismo permette di far comprendere a persone che non sanno niente di autismo che cosa può essere l'autismo, uno dei tasselli, no? Dell'autismo, no? Per cui doveva essere il più sincero possibile, io spero, mi sembra che lo sia.
Ecco, scusa. Certo, esattamente, è una delle possibili facce che può avere l'autismo. E invece volevo chiedere ai signori Zoe, alla signora Raffaella e al signor Enrico, come avete parlato con vostro figlio quando, come avete, diciamo, deciso di fare, come avete accettato nel momento in cui avete accettato di fare questo film, come avete coinvolto Filippo? Lui era d'accordo, era consapevole di quello che sarebbe avvenuto, era contento di fare questa cosa, era perplesso? Questa è la prima domanda. Ma, allora, Filippo intanto è un ragazzo che accoglie sempre molto volentieri qualunque cosa gli si proponga, e non aveva, ovviamente, quando gli abbiamo detto che sì, avremmo fatto questo documentario, lui probabilmente non aveva in mente cosa potesse essere questa cosa, fare un documentario. Diciamo, quello che abbiamo cercato di fargli capire è che lui non doveva fare niente di diverso di quello che faceva, fa nella sua vita, e che queste cose che lui fa sarebbero state riprese da Adamo, da Sandro, e poi c'era anche la ragazza che ha aiutato. E questa era anche la componente piacevole della cosa, perché a Filippo ovviamente le belle ragazze simpatiche fanno molto piacere, e quindi, diciamo, è stata, come diceva anche Adamo, loro si sono messi accanto a noi, alla nostra vita, non si sono intromessi in maniera pesante o troppo ingombrante. Cioè, sì, c'era l'allestimento magari della luce, l'apposizionamento della telecamera, queste cose, però è quello che ovviamente abbiamo percepito, no? Cioè, che si vedevano queste cose, loro che montavano, che lavoravano prima di poter fare le riprese. Però poi per il resto è stato lo scorrere naturale della nostra vita e di quella di Filippo soprattutto. E quindi per lui non è stato un trauma. Poi, diciamo, anche c'è la componente egocentrica di Filippo, che è molto rilevante, per cui non gli sembrava il vero di essere l'oggetto di queste attenzioni, quindi di riprese, poi delle cose che a lui piace fare, come i saltelli, disegnare, insomma, e quindi penso che l'abbia vissuta con piacere, poi recente, e con una punta di compiacimento anche forse. Sì, sì, poi diciamo con tutti i salmi che finivano in gloria attorno alla tavola, e io buon mangiatore, quindi anche questo ha fatto parte dell'aspetto piacevole della cosa. E quando invece Filippo si è rivisto nel film, che reazione ha avuto? Allora, le prime volte, diciamo, sì, si è rivisto, poi aspettava il momento che gli facessero domande, di andare sul palco, appunto, sempre per questo aspetto di egocentrismo che ha. Poi mi sembra la seconda, la terza volta ha realizzato, è come se avesse posto attenzione a quelle scene in cui lui ha dei comportamenti aggressivi, problematici, e come se, non so, li vedesse per la prima volta. Infatti io ero accanto a lui, mi diceva: ma quando è successo questo? Non si ricordava esattamente il momento in cui era avvenuta questa cosa, e ha sentito l'esigenza, una volta che era conclusa la proiezione, di dire che lui non è cattivo,
E quindi questa cosa anche, anche a noi ha fatto un attimo riflettere. Tutti si arrabbiano, disse. Sì, buono, disse. Sì. Sul fatto che forse non era il caso che lui assistesse a tutte le proiezioni, anche se ovviamente noi l'aver acconsentito che nel documentario fossero inserite queste momenti di crisi, l'abbiamo discusso a lungo perché diciamo ci siamo messi a nudo parecchio. Quello era un aspetto ancora più delicato e coinvolgente per noi, soprattutto per Filippo. E quindi, insomma, prima di decidere di metterlo, insomma, ci abbiamo pensato un po'. Poi diciamo, abbiamo capito che, insomma, se il documentario doveva essere uno spaccato della nostra vita, della vita di Filippo, e rappresentare la persona autistica di tutti i suoi aspetti, questi non potevano essere nascosti, taciuti. O solo raccontati. O solo raccontati, perché purtroppo per tante persone autistiche sono aspetti anche molto più rilevanti di quello che fortunatamente per Filippo. Sono momenti di grosso impatto, di grossa difficoltà, abbiamo deciso di dare questi filmati che erano appunto nostri, casalinghi, fatti anche come richiesta dall'equipe che segue Filippo, perché appunto Filippo è molto dolce come ragazzo, quindi a volte anche a raccontare, no, questi momenti non ci credo, comunque è difficile rappresentarsi Filippo che normalmente tutti conosciamo in quella versione, quindi l'averlo filmato era stata una richiesta anche dell'equipe che lo segue, e anche per loro è stata un po' una sorpresa, anche se conoscono ovviamente questi aspetti dell'autismo. Però da quel momento abbiamo anche deciso che Filippo poteva anche non vedere tutte le volte, non rivedersi tutte le volte, infatti spesso quando viene con noi alle presentazioni io esco con lui e poi rientro. Mi si dà la prospettiva del gelato, quella è immaginato, perché il documentario mostra anche degli aspetti molto intimi della sua vita, del suo passato, della sua vita familiare, e ci sono anche dei momenti, insomma, carichi di pathos, perché insomma c'è quel momento in cui si arrabbia, quello che tecnicamente viene chiamato il meltdown, in cui appunto lui non riesce più a controllare la rabbia, no? Per questo probabilmente non lo ricorda, perché è un momento proprio di perdita del controllo cosciente sul comportamento. Quindi immagino che ecco, rivedersi possa essere da una parte qualcosa che sicuramente può far riflettere lui stesso, però può essere anche qualcosa che turba, insomma, che... io ho seguito, insomma, in modo appassionato tutta l'attività invece artistica di Filippo, il suo disegnare, anche il modo in cui disegna, che è molto singolare. Lui ha un modo di rappresentare la figura umana, gli oggetti, i paesaggi, molto, molto originale, estremamente originale. E mi sono chiesta, mi sono fatta una domanda, questa esperienza del film documentario di Adamo Antonacci ha, diciamo, ha aperto qualche porta, qualche cancello per Filippo, cioè gli ha fatto intravedere delle possibilità
nuove nella sua vita di giovane adulto, delle possibilità anche espressive, ma anche professionali, cioè è servito da stimolo in qualche modo per potersi vedere in un futuro in cui possa mettere a frutto, diciamo, questo suo talento in contesti professionali, anche non necessariamente di tipo tradizionale, ma comunque in contesti appunto artistici. Ecco, questa è una mia curiosità. Ma Filippo, diciamo che ha continuato dopo il documentario, ma non è ovviamente non è un limite del documentario, ma che non c'entra niente da questo punto di vista, ha continuato a perseguire la sua volontà di realizzare quelli che noi chiamiamo familiarmente i fumetti con le stesse modalità con cui erano stati fatti i precedenti e quello delle streghe che viene documentato appunto nel ripreso nel documentario. Noi gli abbiamo dovuto imporre un limite perché questo fumettone delle streghe di 2127 vignette aveva occupato 4 anni del suo tempo libero e ci sembrava che, come dire, ci si fossimo tutti un po' come si può dire, infognati in questa cosa un po' troppo lunga, anche se devo dire con alcune vignette, quelle che poi vanno in mostra, non tutte ovviamente, sono belle certamente, però su 2127 vignette era veramente troppo. E allora gli abbiamo imposto dei limiti, ma lui sta continuando a fare fumetti prendendo ispirazione da un film, da un libro, da un'altra storia a fumetti o da un libro illustrato, e poi se lo riarrangia in maniera a modo suo. Che abbia questo, gli abbia aperto delle prospettive lavorative, cioè che abbia aperto in lui delle idee di prospettive lavorative, francamente non lo so. Certamente potrebbe molto ipoteticamente succedere che qualcuno che vede questo film magari può avere l'idea, mi piacerebbe, c'è stato qualcuno che a qualche festival ci ha detto mi piacerebbe questa cosa, ci sto pensando, semmai come me, sentiamo, però è chiaro che dipende poi dalle scelte artistiche di altri, eventualmente ricorrere a Filippo, insomma, anche perché per quanto riguarda le sue opere, lui, come si vede anche nel documentario, non ha assolutamente nessuna intenzione di venderle. E quindi anche l'idea di dire faccio le mostre e metto in vendita le opere, per lui in questa fase non se ne parla nemmeno. Lui le dà soltanto nel caso in cui ci sia qualcuno che espressamente gliela chiede, mi fai un disegno così, allora a quel punto lui lo sa che lo fa per un altro e lo consegna. Altrimenti i disegni che lui fa sono suoi. Punto, e su questo è molto chiaro, quindi è un po' prematuro, cioè ci potrebbe essere, ma questo sviluppo, diciamo, ancora è un po' prematuro. Perché a me questa sua serialità e questa sua tenacia, questa sua attenzione così focalizzata, questa sua pazienza nel disegnare mi ha fatto venire in mente un po' quello che era il vecchio lavoro dei cartoonist prima che nascesse il digitale, no? I cartoonist della Disney che avevano squadre di 1.000 disegnatori che lavoravano poi con delle mascherine con delle mascherine di acetato, non so, spostavano il braccio, ridisegnavano. Mi ha fatto venire un po' in mente questo lavoro qui. Chissà se a Filippo piacerebbe, diciamo, È anche. tornato Filippo. Poi, buonasera, Filippo, quale onore! Buonasera, Davantonacci. Sì. Buonasera, Filippo. Filippo! Alessandro. È un piacere, stiamo parlando del film. Ok, ora devo andare a fare il Va mio bene, vai, vai, vai. Poi rilascio di segno qualcosa ho fatto il telefonato. Va Ok, bene, bravo. parecchio sì. Va bene. Bello, finalmente lo vediamo dal vivo, live. Freddolito. Sì, fa parecchio freddo. Fa molto freddo. Come ultima domanda chiedo sempre a voi, intanto se volete aggiungere qualcosa, sentitevi liberi di farlo. Cosa vi ha,
portato, diciamo, questa esperienza? Qual è un po' che eredità vi ha lasciato? Che cosa vi lascia questa esperienza? Vi ha fatto entrare in contatto con più persone? Come famiglia? Vi ha aperto una strada per il confronto? Non so. Quando io sono una parte, io mi sono, posso dire egoisticamente, mi sono molto divertito perché sono un appassionato di cinema e quindi ritrovarmi per una volta, ma non per vanità, ma così all'interno della macchina filmica, vedere in diretta la casa trasformarsi in set, poter stare fianco a fianco con Sandro, che è un amico di vecchia data, e Adamo, che è un amico diventato un amico di nuova data, è stato molto divertente. E piacevole, quindi da questo punto di vista io personalmente mi sono divertito, poi nato meno giocoso, no, meno giocoso, più serio, che pensa Raffaella. Ah, sì, per me è stato un po' più difficile lasciarmi convincere a fare il documentario perché, vabbè, sono schiva di Enrico, quindi pensare appunto di fare un documentario, di essere vista, anche se forse poi non è nemmeno che lì per lì avessi la consapevolezza di quello a cui sono andata incontro, quello che ci ha portato e diciamo cosa incide. Incide per quanto mi riguarda forse sulla consapevolezza che sempre di più mi viene che il lavoro di Sandra Adamo e quello che noi abbiamo potuto fare metterci a disposizione, insomma, che forse si è fatto qualcosa di buono, ecco, nel senso che Sicuramente. rispetto a quello che dicevi prima, no, sulle serie televisive, come rappresentano l'autismo, tranne pochi casi, Facciamo i nomi, scusa, non diciamo. sono sempre molto un autismo appunto dei genietti, no? E non si vede tutta quella parte di difficoltà, di sofferenza, così che l'autismo racchiude, perché anche è quello che le persone autistiche obiettano rispetto a queste serie, che appunto tutta la parte di sofferenza non viene mai, non viene fuori o molto marginalmente, ma se leggiamo quello che dicono veramente le persone autistiche è come si sentono a vivere in un mondo così diverso rispetto alla loro neurodiversità e quale sofferenza questo causi, insomma, difficilmente viene fuori. Ora, fortunatamente, queste persone che sono in grado di dirlo, di raccontarlo, lo stanno dicendo, io a volte leggo delle cose che oltre a magari illuminarmi, farmi capire meglio anche quanto possa riguardare Filippo, ma veramente spezzano il cuore per quanta sofferenza racchiuda. Questi aspetti vengono fuori molto poco, se non magari nella difficoltà sociale, che poi è l'aspetto un po' la punta dell'iceberg, dell'autismo, ma ci si accorge una persona autistica, magari per come parla, per come si approccia alle persone, no? Filippo come prima cosa chiede porte e cancelli, allora uno dice ma questo è un po' particolare, no? Però dietro c'è tutto un mondo che spesso noi non conosciamo e che è posto, insomma. Quindi nella rappresentazione televisiva e cinematografica possiamo dare il nostro pollice verso a serie come The Good Doctor, serie come Avvocato Wu oppure Touch, mentre possiamo dare un pollice non verso ma buono
Ah, un'altra serie Netflix che è L'amore nello spettro, che invece è documentaria, ma anche quella fatta con estrema grazia e racconta delle storie vere, e quindi rende veramente l'idea di quello che può essere. Ovviamente si tratta di autistici ad alto funzionamento, però racconta però delle verità. Come pure, si diceva prima, film come Ivo il Tardivo, che pur con un'ambientazione, diciamo, favolistica in un certo senso, ma rende benissimo l'idea di quella che è il bello e il brutto della condizione della vita di una persona autistica, e anche, diciamo, come Rain Man, che tutto sommato è un autismo, racconta una storia verosimile. Però quello che noi contestiamo, il dente avvelenato di cui parlava prima Adamo, ce l'abbiamo con chi dà un'immagine edulcorata da genietto della persona autistica, anche perché crea nello spettatore la convinzione: ho visto l'avvocata V, ora ho capito come sono fatte le persone autistiche, e si sente a posto, sono riuscito a capire. Ecco, non è vero. E questo, visto e considerato che si tratta di una condizione in espansione, quella dell'autismo, perché si parla di un nato su 50, credo che la società, chi non ha dimestichezza familiare o diretta con le persone autistiche, abbia anche il diritto di non essere, ora non voglio dire proprio preso in giro, ma comunque gli venga raccontata una storia vera, ma non per forza un documentario triste, duro, ecco, però semplicemente delle storie vere. In questo io reputo il Mille Cancelli di Filippo, ma non perché ci guardi direttamente, che abbia proprio trovato la strada giusta. E io spero, mi viene da pensare anche che forse, ecco, film come questi potrebbero contribuire anche a attenuare in qualche modo la sofferenza che molte persone con autismo si trovano a vivere, perché si tratta di una sofferenza che in qualche modo è indotta dall'ambiente, che non è, che si trova spiazzato e che non è in grado di accettare un modo appunto divergente di vedere la realtà o di comunicare, no? Perché sicuramente ci saranno anche problemi, però, oggettivi, di regolazione sensoriale e tutto quanto, ma molta sofferenza purtroppo viene anche da un ambiente che non è, che legge la diversità in modo negativo, che non è in grado anche di capire appunto tutte le sfumature dell'essere umano, che comprendono anche appunto la neurodivergenza in tutte le sue declinazioni, non solo nell'autismo. E volevo finire con Alessandro Salaorni, ecco. E volevo chiedere ad Alessandro Salaorni intanto, insomma, qual è il bilancio di questa esperienza, e come questo, che diciamo, che qual è stato il riscontro di questo lavoro, il riscontro del pubblico, se è stato difficile diffondere questo film, la distribuzione, le sale. Sappiamo che è un momento di grande crisi per il cinema in generale, e è un momento per il cinema in sala, intendo, non per l'audiovisivo, che invece prospera. E ancora più difficile è la situazione per un cinema che sia autoriale, insomma, come quello che proponete, come quello che propone il regista Adamo Antonacci. Quindi questa è un po' la domanda, ma prima che lei risponda volevo anticipare a chi ci sta ascoltando in questo momento che ai primi di aprile, non necessariamente in corrispondenza con la giornata mondiale dell'autismo, perché l'autismo c'è 365 giorni l'anno, tutti gli anni, c'è sempre stato, e comunque ad aprile sul portale del nostro progetto, che è La Scuola allo Schermo, il film sarà visibile per 24 ore grazie alla grande disponibilità di Alessandro Salaorni. E quindi, ciò detto, vorrei appunto un suo commento a quella che appunto è stata l'accoglienza che ha avuto questo film, e come è possibile vederlo, come è possibile richiederlo, cosa è stato fatto e cosa si potrà fare. Come è andato? È andato bene, soprattutto a livello festivaliero, è stato
Insomma, è stato selezionato in 12 festival, ha avuto due menzioni d'onore, siamo finalisti in tre festival, quindi insomma è andato bene. Il pubblico è stata una sorpresa positiva, perché effettivamente bisogna pensare che è vero, siamo a Firenze, ma è una città, diciamo, non piuttosto piccola, che però, come dire, ha avuto sempre, tutte le volte abbiamo proiettato, credo siano 5, vero? Se non vado errato, 5, 6, non mi ricordo più nemmeno. Abbiamo fatto comunque una media di 70, 80, anche 100, anche 400 spettatori. L'anteprima c'era il cinema della compagnia, che poi è il cinema della regione Toscana, era strapieno, veramente strapieno. È stata una cosa quasi, come dire, commovente, ma soprattutto è stato commovente l'applauso finale nei confronti di Pippo, si è alzato. Anche lui da frontman, quindi diciamo è un bilancio al di là delle aspettative. Per quanto riguarda la distribuzione, ma già lo sapevamo inizialmente, questi film hanno senso se se si realizza delle proiezioni evento, perché comunque c'è bisogno diciamo di premesse, c'è bisogno spesso anche di un bisogno, cioè si sente il bisogno anche poi di accompagnarlo con un dibattito finale. Quindi, diciamo, il nostro punto di vista, dal punto di vista distributivo, è un pochino questo qui, cioè di portarlo nei cinema, diciamo, italiani, e di far partecipare le associazioni e la nostra speranza anche di portare le classi, di portare le scuole, probabilmente quelle un pochino più orientate verso il socio-pedagogico. Quindi diciamo, ecco, l'idea nostra è quella di fare delle proiezioni magari mattiniere per le scuole, pomeridiane per le associazioni e per il pubblico. Poi abbiamo visto, per esempio, che è stato utilizzato per le associazioni, per associazioni, intendo associazioni che lavorano sull'autismo o comunque sulle disabilità, sono stato utilizzato per delle date particolari, tipo il 40esimo. Però ecco, quello che a noi piace è proprio il coinvolgimento del pubblico e delle persone che hanno realizzato questa cosa, in primis i genitori di Filippo e del regista. Quindi la nostra idea è quello di fare un giro, ecco, per chi ne fa richiesta, di fare un giro diciamo, nei cinema italiani, per far accedere all'interno dei cinema, perché a noi ci piacerebbe quello. Poi so che le scuole a volte sono anche, come dire, hanno anche attrezzature per fare proiezioni all'interno, però diciamo, ecco, l'idea è quella di portarlo in giro per l'Italia. Per Per le sale, possibilmente per le sale, sì. le sale. E quindi sono molto d'accordo con questa, diciamo, volontà di riportare il cinema nelle sale, perché questa è una cosa molto importante e cambia poi l'esperienza, della visione di un film, no? L'esperienza in Assolutamente, sala è assolutamente. sempre molto. È difficile farlo capire, ma è proprio così, è proprio così. È così. E noi poi ci è mancato tanto durante appunto i momenti di quarantena, questo momento, no, è mancato molto. Molto bene. Allora, io a questo punto vi chiedo se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a chi ci sta ascoltando e a chi ci vedrà, perché questo incontro sarà registrato e verrà poi messo in chiaro sul portale della Scuola allo Schermo, che ricordiamo è il progetto INDIRE che ormai 3 anni si occupa della promozione dell'audiovisivo e dell'utilizzo dell'audiovisivo. Come fonte anche per l'approfondimento disciplinare della storia, di altro. Quindi troverete questo incontro anche sul nostro portale, dove trovate anche risorse filmiche, schede didattiche, rassegne ed altro. Vi chiedo se avete qualcosa di aggiungere e chiedo ai partecipanti se hanno qualche domanda da porre ai nostri ospiti. Quindi la parola a voi se volete aggiungere qualcosa. Io lascerei, magari ci farebbe piacere se qualcuno ci chiedesse qualcosa dal pubblico, ecco. Per ora non vedo domande. Controllo io se vuoi, Francesca. Grazie, Sto Pamela. controllando la chat.
Ho visto che ci sono state anche insegnanti di Filippo, quindi ci farebbe piacere se dicessero qualche cosa o facessero qualche domanda. Chi è tra queste persone? Si può dire? Chi è l'insegnante? Per la privacy, c'è la privacy. Mentre aspettiamo di vedere se ci sono delle domande, io intanto ringrazio Adamo Antonacci, Raffaella Zoi, Enrico Zoi, Alessandro Salaorni e la nostra ricercatrice Pamela Giorgi per essere stati qui questa sera per questo incontro. E personalmente intanto c'è Silvia Bruno che dice che non riesce a attivare l'audio, perché probabilmente lo dobbiamo attivare noi. Possiamo dire di scrivere la domanda in chat. Le chiediamo di scrivere in chat, infatti. Esatto. E leggo la domanda. E io auspico anche che ci sia un sequel dei Mille Cancelli di Filippo, perché sono rimasta molto intrigata da Filippo e dei suoi cancelli. L'ho raccontato a Pamela dopo aver visto il film, io mi sono messa a fotografare i cancelli, lo confesso, perché non li avevo mai visti da quel punto di vista. Effettivamente, soprattutto nelle ville storiche, ce ne sono alcuni di meravigliosi. Alcuni cancelli hanno delle addirittura creano delle prospettive, quelli ottocenteschi sono molto belli, quindi ecco, sono rimasta veramente intrigata dal mondo interiore di Filippo, dalla sua creatività, e mi piacerebbe un po' vedere cosa ne farà appunto negli anni a venire, perché credo che abbia un grande potenziale. Ho visto una domanda. Sì, stavo guardando io, ma ho visto che Silvia appunto non riesce a attivare il microfono e quindi c'era un insegnante di Filippo che vorrebbe chiedere com'è la sua vita senza la scuola. Com'è che adesso non frequenta più la scuola, probabilmente in cui insegnante Silvia, la docente che scrive. Sì, Silvia. La routine quotidiana. Sì. È stata un'insegnante del primo anno delle superiori di Filippo e diciamo che il cordone ombelicale non si è ancora tagliato, perché è rimasta nella nostra famiglia, si può dire. Filippo sì, ha concluso la scuola superiore, ha fatto l'istituto alberghiero e penso sia stata una scuola che gli ha dato... gli ha dato tanto, proprio anche grazie ad alcune insegnanti di sostegno, anche alcuni curricolari che insomma hanno cercato di fare un lavoro con lui di inclusione, ma proprio anche di sua crescita, insomma, questa l'esperienza della scuola lui se la porta con sé, perché Filippo continua a fare il cameriere, diciamo, quello che ha imparato a scuola durante l'alternanza scuola-lavoro, e lo continua tutt'oggi. Ha fatto il volontario a un circolo, ha fatto una... tirocinio, inserimenti socioterapeutici presso circoli e ha svolto questa attività. Quindi questo, diciamo, è quello che si porta avanti e si porta con sé dall'esperienza scolastica, e come ha detto ieri, gli piace molto fare questa cosa. Quindi diciamo, della scuola ha preso questo aspetto, questo insegnamento, quello che ha imparato e diciamo nutre la sua vita. Una vita che, diciamo, un po' perché appunto cerca sempre di avere cose da fare, non ama stare spiaggiato sul divano, diciamo, Filippo, ha sempre bisogno di avere delle cose da fare. E quindi fa anche altre attività, frequenta un centro autismo
casa da sé qui a Firenze, quindi ha delle attività specifiche e anche un laboratorio d'arte presso questo centro. Frequenta la pista di atletica qui a Firenze degli Assi, fa un laboratorio di musica e poi continua nella sua attività di disegno. Quindi diciamo tante cose, tra poco inizierà anche un laboratorio di rilegatura libri perché diciamo, abbiamo capito che gli piace il servizio ai tavoli, quindi fare l'attività di sala, di cameriere, questa è una cosa che così sappiamo, gli piace, lo mantiene a contatto con le persone, che per lui è sicuramente una cosa importante, però abbiamo pensato che forse per trovare una sua collocazione lavorativa abbia bisogno di fare anche altre esperienze per poi scegliere quella in cui si sente magari più adatto, che gli dà maggiore soddisfazione. Può darsi che non sia quella che gli verrà proposta a breve e ritorni sulla attività di sala, però diciamo pensiamo sia importante insomma, che abbia anche altre esplorando, in una fase esplorativa. Sì. Pamela, vuoi leggere? La leggo io, c'è una testimonianza di un'altra insegnante che dice: sono stata un'insegnante di Filippo, ho seguito Filippo fino alla maturità, è stata una bellissima esperienza di inclusione e di crescita. Abbiamo svolto un lavoro in stretta collaborazione con la famiglia che è stata preziosa durante tutto il percorso. Questa è un'insegnante che si firma Teresa. Sì, è stata, mi sembra, 3 anni con Filippo, 3 anni delle scuole superiori, e ha portato Filippo alla maturità, a fare l'esame di maturità, quindi è stata una bella esperienza davvero, perché Filippo con le sue possibilità ha comunque svolto l'esame, anche se semplificato, di maturità, portando la sua ricetta, poi appunto sfruttando anche le sue doti artistiche. Gli avevano chiesto di rappresentare Ratatouille e lui poi all'esame ha portato la Ratatouille ovviamente e l'ha fatta assaggiare ai professori, ha descritto come l'ha fatta, eccetera. Quindi insomma, penso sia stata una cosa importante per lui, sicuramente si è sentito come gli altri che ha fatto la sua prova di esame, ha portato il suo lavoro, ne ha parlato, quindi questo penso sia stato veramente una cosa molto bella. Era bello anche, cioè, avere adesso abbiamo la foto alla fine di quella mattina, sì, di Filippo abbracciato a tutti i suoi insegnanti che avevano seguito in questo percorso. Un'altra testimonianza, c'è Eleonora che dice: provenendo dall'esperienza di docente di sostegno con Filippo, a parte l'affetto per lui e per la famiglia, penso che questo documentario effettivamente possa essere un'ottima occasione per far conoscere l'autismo a chi non lo conosce. Come dicevate, attualmente insegno al liceo delle scienze umane e credo che possa essere utilissima una visione del documentario e quindi una conoscenza indiretta di Filippo, una conoscenza reale dell'autismo, come diceva Enrico. Aggiunge Silvia: nel solco di quanto già espresso dal regista e dal produttore, noi docenti confermiamo che è difficile staccarsi da Filippo e dalla sua famiglia. Bellissimo il ricordo dell'esame di maturità. Simona invece ci dice: buonasera, ho perso qualche minuto iniziale del webinar e non so se sia già stato detto, vorrei chiedere al regista, che prima parlava di una visione rivolta anche alle scuole, in particolare quelle che hanno una sensibilità psicopedagogica, immagino pertanto si riferisse alla secondaria di secondo grado, sono un insegnante di scuola secondaria di primo grado e vorrei sapere se nella sua esperienza i ragazzi di quell'età, per il taglio che è stato dato al docufilm, possano seguire e cogliere il messaggio.
Non si sente, Salaorni. Quindi seconda media, giusto? Secondaria di secondo grado, giusto? La scuola secondaria di primo grado, ci chiede. Ah, primo grado, quindi elementari, giusto? No, le medie, quelle che si chiamavano le medie, prima, seconda medie. E terza. Allora, non lo sappiamo ancora, perché faremo questa proiezione, però terza media, appunto i primi di marzo. Bisogna vedere, perché è una cosa interessante, perché ragazzi oggi sono abituati ad andare veloci, avete visto il documentario, Filippo, noi abbiamo seguito il ritmo di Filippo, quindi Filippo ha quel ritmo lì, e quindi chi lo sa, potrebbe essere anche un esperimento interessante, no? Nel senso, metterli davanti a un qualcosa di diverso rispetto a quelle loro sono abituati a vedere, e quindi non lo so. Effettivamente... Prego, sentiamo cosa dice il regista. Certo. Beh, abbiamo già discusso, io e Sandro, discusso nel senso, ci siamo scambiate le nostre opinioni. Io sono dell'idea che per le medie un documentario così andrebbe tagliato di svariati minuti. Ho lavorato per tanti anni con le scuole, ho fatto tanti progetti di cinema nelle scuole, per cui so per certo, poi magari spero di essere smentito, che per ragazzi di quell'età, appunto come diceva anche Sandro, abituati alla velocità, ai videogiochi, ai videoclip, eccetera, un documentario come I mille cancelli di Filippo, io temo possa essere quasi invalicabile per loro, riuscire a mantenere l'attenzione per oltre 70 minuti con un ritmo così lento, insomma, non credo che sia possibile, almeno questa è la mia idea. Penso si possa, per le scuole, si potrebbe o si dovrebbe farne una versione di 45-50 minuti, in modo tale che anche per loro sia accessibile, altrimenti io sono dell'idea che li perdiamo dopo mezz'ora, sono persi. Comunque diciamo per le scuole medie, perché medie, poi dopo... medie. Tra l'altro per le scuole elementari non possiamo, a noi ce l'hanno vietato come classificazione, perché c'è la scena centrale per cui i bambini, il ministero ce l'ha, cioè diciamo... dei bambini dalla quinta in poi sì, però prima no, ecco, quindi non potremmo nemmeno farlo vedere per gli elementari, ad esempio. Comunque sì, comunque io farei una prova, Adamo. Vediamo come va. Per concludere voglio dire che noi siamo, diciamo, questo tema ci è molto a cuore, perché noi proviamo a proporre nella scuola anche la secondaria di primo grado, anche nella primaria e comunque a ragazzi, perché anche i ragazzi del liceali o degli istituti tecnici, insomma della scuola secondaria superiore, hanno ormai, sono avvezzi a una tipologia di film che è basato sulla velocità, sull'azione, ma anche le stesse animazioni della Pixar da più di 20 anni a questa parte hanno dei ritmi serratissimi, no? Infatti la prima volta che ho visto Alla scoperta di Nemo mi sembrava un film di Altman, no? Perché c'è una conversazione nevrotica tra i pesciolini, rispetto ai ritmi sospesi e fiabeschi dei vecchi, no, cartoni della Disney, sono sicuramente ragazzi abituati a tutt'altro. Tuttavia mi spiace che non ci sia la nostra collaboratrice, che è autrice e anche insegnante, è stata a lungo insegnante nella scuola secondaria di primo grado, che è Elisabetta l'Innocente. E lei per esempio prova anche appunto a far vedere ai ragazzi cinema di tutt'altro tipo, dal cinema delle origini dei fratelli Lumière al documentario d'autore, e tutto dipende un po', sicuramente c'è bisogno di un percorso di accompagnamento, quindi dipende un po' dal contesto. In quella giornata in cui ce lo date, se insegnanti della secondaria di primo grado proveranno a usarle, ci daranno anche una risposta, diciamo, per vedere se è utilizzabile davvero secondo loro oppure no. Leggo gli ultimi messaggi. Il messaggio di Beatrice: sono un insegnante della scuola primaria, credo che potrebbe essere un bello spunto di formazione per gli insegnanti. Lo penso anch'io,
Lo penso anch'io. Sappiamo che in molte scuole, molti insegnanti di sostegno non hanno la specializzazione sul sostegno, sono, credo, a livello nazionale almeno il 24%. Dal 2021 è stata introdotta la formazione obbligatoria sull'inclusione scolastica anche per i docenti curricolari, formazione che poi si è conclusa in questo anno scolastico, però non è mai stata messa a sistema una formazione di tutti i docenti curricolari, per cui speriamo che appunto possa costituire anche uno strumento per la formazione e l'autoformazione. Una partecipante chiede se posso ripetere la data dell'apertura della missione. Non l'abbiamo ancora decisa, perché ce la comunicherà il produttore Alessandro Salaorni. Scusate, io volevo dire un'ultima cosa, anche utile proprio a chi fa la domanda come questa, cioè su quando sarà questa data. E per chi è sui social, ci sono due pagine social del film, una su Facebook e una su Instagram, che sono semplicemente I Mille Cancelli di Filippo, è il titolo del documentario, dove ogni volta in cui c'è una proiezione viene pubblicata data, tutte le informazioni, luoghi, immagini, a volte anche il trailer ad hoc oppure locandine, di modo che seguendo queste due pagine è possibile avere l'informazione aggiornata del film, di dove sarà proiettato, scuola, non scuola, sale, festival e tutte quante le opportunità che ci vengono proposte. Volevo aggiungere semplicemente questo, insomma. Grazie, un'aggiunta quanto mai opportuna, e quindi potete trovare anche sui social informazioni su questo progetto.